Gentilissimi, ben ritrovati qui negli studi di Affordable Art Point. Un abbraccio gigantesco a tutti voi che numerosissimi ci seguite, anche al nostro popolo di Facebook. Allora, l'avete già conosciuto in un'intervista, Silvio Balessa, abbiamo strappato nuovamente al suo lavoro e trascinato qui nei nostri studi televisivi. Allora, vi invito immediatamente ad andare a vedere su Style Channel Other la splendida intervista che ci ha rilasciato e, signori, l'abbiamo voluto fortemente, lo sottolineo qui, con quest'opera ancora grezza, lo possiamo dire a livello di montaggio, l'abbiamo fortemente voluta. Allora, guardate che opera. Silvio, innanzitutto partiamo dalle dimensioni. 2 metri per 133. Allora. Quindi un'opera gigantesca. Anni e anni di ricerca artistica, 10-15 anni, guardate il lavoro. Parliamo del lavoro, di quest'opera, devo dire, splendida. Posso rubarti un secondo solo? Non credo. Richiama la comunicazione tattile. Dovete vederla dal vivo e toccarla. Richiama la comunicazione tattile. A me fa molto piacere che sia stata scelta da voi quest'opera, perché la reputo una delle opere più importanti che si è riuscita mai a creare, e in una misura di questo tipo ce ne sono solo due esemplari nel senso di due opere di questa tipologia, perché tutte le mie opere sono in edizione unica, tengo a risottolinearlo, del ciclo appartenente ai quasi un monocromo carta. In particolare questo è quasi un monocromo carta denominato primordiale, ovvero sì, io ho tentato di ricreare, poi spiegherò con che tecnica, questa sorta di brodo primordiale. Si vedono queste forme un po' empiriche, un po' astratte, un po' anche da punto di vista, da certi punti di vista, io derivando dalla cultura scientifica vedo anche delle forme anaerobiche, aerobiche, batteriche, una strano mix di svariate forme che sono nate dal mio intelletto, logicamente, però con reminiscenze scientifiche dello studio che ho fatto da un punto di vista probabilmente scientifico-biologico. Allora, praticamente questo ciclo dei quasi monocromo carta è un ciclo totalmente importante da un punto di vista concettuale, e ringrazio il rimando che tu hai fatto anche all'intervista che abbiamo fatto poc'anzi, perché si riuscirà a capire qual era il mio concetto di base. Per entrare nello specifico di quest'opera qui, è un'opera che sono, viste le dimensioni, lo posso dire apertamente, è un'opera enorme, sono stato all'incirca 8 mesi per eseguirla, e un processo di decromatizzazione, di conseguenza, volgarmente, una sorta di graffiatura, però in modo molto volgare e banale definire la graffiatura. Decromatizzazione, però sì, c'è una mia fotografia, questa mia fotografia viene decromatizzata con la mia mano e con determinati strumenti che io ho creato ad hoc. Questa decromatura è molto importante, viene fatta passaggio per passaggio, chiedo scusa se ogni tanto mi sposto, passaggio per passaggio, millimetro per millimetro, centimetro per centimetro, per occupare uno spazio e un'area di 2 metri per 133. Ripeto, dal 2012 al 2017 esistono solo due opere di questa misura. Questa è un'opera al grezzo, come dicevi tu poc'anzi. Sottolineiamolo! Sottolineiamo al grezzo, ovvero sia, da un punto di vista di opera d'arte è un'opera finita. Logicamente, essendo ancora visibile, tattile, si può toccare, mi dispiace, non inviterei chiunque a toccarla, perché è veramente una cosa che fa capire proprio l'entità della cosa, è un'opera che gli manca il montaggio. Il montaggio è, come nelle opere precedenti, un montaggio Diasec, con il D-bond e il plexiglass frontali, con questo metodo che viene praticamente applicato e brevettato in Germania, nel laboratorio Grieger a Düsseldorf. Praticamente in quest'opera qui si nota una sorta di decromatizzazione. Questa decromatizzazione serve a togliere la cromatura superiore della fotografia, indifferentemente quale sia stata, logicamente una fotografia mia, ma certo, indifferente quale sia stata, e a dare supporto a quello che dietro stava, senza il quale quello che sopra stava non sarebbe potuto esistere. Ovvero se io volevo valorizzare la superficie della carta che è l'entità senza la quale è la spalla alla fin fine. Mi è sempre piaciuto fare un paragone tra il regista e l'attore. Il regista è colui il quale fa il film, l'attore è colui il quale partecipa a questo film. Logicamente c'è un connubio tra le due parti, tutti e due devono essere molto bravi, ma si parla sempre di attori e mai di registi. L'attore senza il regista non avrebbe potuto fare un bel niente. La superficie cartacea senza senza la superficie cartacea non sarebbe mai potuta esistere, e di conseguenza io ho voluto valorizzare la superficie cartacea. Ci sono varie variazioni estetiche per valorizzare la superficie cartacea, una di queste è una delle più importanti che ho fatto, che viene definita il ciclo dei primordiali. Ci sono queste forme che voi potete vedere, se poi il camera riuscirà ad entrare in zoom in qualcuna, ci sono delle forme molto particolari che creo con la mia mente, ma che hanno dei rimandi scientifici. Questo è per riuscire a dare la possibilità alle persone di riuscire a capire che dopo una sorta di 100 anni, dove è stato usufruito il termine di monocromia, cioè di monocromo, in genere soprattutto nella pittura, io sono riuscito a ricreare con una tecnica particolare l'unico monocromo esistente al mondo, posso dirlo senza, presumo, peccare di nulla, l'unico monocromo esistente al mondo
che non è cromodipendente, bensì materia dipendente. La materia è la carta sottostante. Ah, guarda, allora io l'ho ascoltato letteralmente a bocca aperta. Vi invito, come ha fatto lui, a vedere quest'opera senza impegno, ve la portiamo a casa, la guardate nei minimi particolari, non c'è un millimetro di superficie rimasta vuota, tutto è in perfetto equilibrio e armonia. Abbiamo parlato di 10-15 anni di ricerca artistica, manca la quotazione di mercato, non è un problema, vi rimandiamo ai centralini, al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie infinite a Silvio Valesa di essere stato qui con noi. Non andate via, brevissimo break pubblicitario e poi ritorniamo come sempre qui a Affordable Art Point.